Saluto il professor Bassetti con una clip che lui stesso ha pubblicato. La vediamo subito, riguarda qualcuno che si è ammalato, ma non è uno qualunque, per quello che pensava prima di ammalarsi. Ecco, buongiorno, siamo qui con Vincenzo, buongiorno che è a un tutti. Signore di 48 anni, di cui vi ho raccontato questa mattina, che non si era vaccinato, nonostante, come vedete, un pochino sovrappeso e anche il diabete. Allora, lui secondo me vuole dire qualche cosa di importante per chi avrebbe deciso di non vaccinarsi. Allora, posso dirvi solo una cosa, dal più profondo del cuore, per quello che io ho visto nella rianimazione, vaccinatevi perché il Covid esiste ed è bruttissimo. Io ho convinto già oltre alla mia famiglia 6 persone e spero di convincerne ancora di più quando esco. Tanti auguri ovviamente a Vincenzo, mi sembra che si chiami, non so come, se ci dica come sta, ci fa piacere sapere che lo state curando. E professor Bassetti, che peraltro segnalo, è sempre sotto sorveglianza attiva, così si dice, no? Per le minacce ricevute dai no vax. E ci fa anche una statistica così esperienziale sui ricoverati e purtroppo i decessi riguardo appunto la differenza tra vaccinati e non vaccinati? Guardi, la situazione di quest'estate e di questa fine estate, inizio d'autunno, direi che è sempre la stessa. Abbiamo circa il 90% di chi si ricovera in ospedale che riguarda fondamentalmente non vaccinati e il 10% riguarda quella fetta che adesso probabilmente riceverà rapidamente la terza dose, che sono soggetti che o non hanno risposto alla vaccinazione o che la copertura è già in qualche modo scemata e quindi che hanno bisogno di un booster, come si chiama in gergo medico, cioè di una dose che richiami la loro immunità. Questo è quello che vediamo negli ospedali e questo, ahimè, è la situazione. Poi qualcuno dice che noi contiamo delle frottole, ma per chi dice che contiamo delle frottole, farebbe bene a farsi un giro negli ospedali, che per fortuna in questo momento non sono in crisi. Ormai noi siamo da 2 settimane in Italia con una continua riduzione delle persone sia in terapia intensiva che nelle parti di area medica, quindi vuol dire che questa bolla, diciamo, estiva si sta esaurendo. Siamo pronti in tutti gli ospedali italiani ad avere nuovi casi che probabilmente arriveranno ad ottobre, ci auguriamo che siano il meno possibile, perché vorrà dire che tra qui a ottobre, novembre avremo fatto quel numero di vaccinazioni che è l'obiettivo, quell'85% che, se sarà toccato dalla campagna vaccinale, vorrà dire un successo straordinario, ecco. Unico al mondo, perché non dimentichiamoci da dove partivamo, eravamo gli ultimi a marzo e siamo i primi in Europa. L'83% dei vaccinabili ha ricevuto almeno la prima dose. Professor Bassetti, mi definisce fragili, cioè secondo lei questo booster, chi è che lo dovrebbe fare? Ma allora, intanto per il momento lo fanno gli immunodepressi, che sono quelli che hanno fatto un trapianto, che sono quelli che fanno una terapia col cortisone, che sono quelli che hanno una chemioterapia in corso, per esempio per un tumore, sono quelli che fanno la dialisi. Dopodiché, come ha detto l'amico Giovanni, gli ultraottantenni, che vanno messi in sicurezza subito, anche perché sono quelli che hanno ricevuto la vaccinazione già a febbraio-marzo, quindi per primi, e quindi c'è il rischio che in qualche modo l'immunità scenda, e gli ospiti dell'RSA. Dopodiché ci saranno i sanitari, perché però quello che dobbiamo dire è i sanitari sani, diciamo, che non hanno problematiche importanti, se anche si vaccinano a dicembre-gennaio non c'è problema. È chiaro che se ci sono dei sanitari che hanno delle condizioni, diciamo, di fragilità, devono essere vaccinati immediatamente, quindi, e poi probabilmente tutti gli altri riceveranno una terza dose nel 2022, che però io non chiamerei terza dose, ma chiamerei dose di richiamo, che è poi quella che probabilmente faremo un po' tutti una volta all'anno. E poi basta, no? O dobbiamo rifare una volta all'anno, dice lei? O è la terza? Io credo che per questo virus, per la sua capacità di mutare, per la sua capacità di cambiare, è evidente che noi avremo bisogno di richiami annuali nei confronti di eventuali varianti o nei confronti magari di eventuali campi. Non è diverso da quello che noi facciamo per l'influenza. Noi per l'influenza una volta all'anno ci vacciniamo. Perché? Sì, non tutti, perché quel vaccino, certo, è diverso rispetto al vaccino dell'anno prima. Certo, ovviamente cambieranno le abitudini se così dovesse essere, perché per l'influenza non ci vacciniamo tutti. Io non mi ero mai vaccinata, ad esempio, però mia madre sì. Bisogna vaccinarsi tutti anche per l'influenza.